made it easy for you to get to. Now you wanna act like you don't know what to do. After I done everything that you asked me, grabbed you, grind you, liked you, tried you, moved so fast, baby, no game, find you. Ooh, I'm starting to believe that I'm way too much for you. Hello, hello, vanitose! Ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi vi ho portato un mega tutorial, un makeup non molto leggero, però il risultato finale è una pelle sì leggera che dura anche con questo caldo perché sta iniziando adesso, però tra un po' vedrete, non sarà possibile usare più niente, quindi trucchiamoci finché c'è tempo. Dai, ho pensato in una pelle un po' più leggera, ma comunque fatta bene come si deve, per una giornata, magari una giornata che si vuole uscire un po' più in giro, magari una giornata dove sappiamo che ci sarà il crush. Ecco, è una buona giornata per utilizzare questo makeup. Se ti piace questa tipologia di video, video makeup, makeup tutorial, lascia il tuo like e iscriviti subito se non sei ancora iscritta. Invita la tua amica, la tua mamma, cugina, vicina, sorella, invia in quel tuo gruppo di WhatsApp tutte le tue amiche per far parte della famiglia Ragazza Vanitosa. Del resto, io ho editato questo video con la registrazione sopra il video, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace questa tipologia, che riesco a essere un po' più dettagliata col tutorial, o se invece vi piace un tutorial un po' più, cioè, che parlo io e interagisco, magari non vi faccio vedere. Beh, ditemi voi qua sotto nei commenti e raccontatemi anche cosa ne pensate di questo makeup e dove, principalmente dove le utilizzeresti. Non so se si dice così, però va bene. Inviatemi anche le vostre suggestioni di make-up, delle tipologie di make-up che vi piace, perché voglio iniziare ad impegnarmi per fare anche make-up tutorial qua nel canale. Ma che non sono solo video dove mi trucco, ma vi voglio anche portarvi qualcosa, qualche piccolo consiglio in ognuno dei miei video. Quindi fatemi sapere tutto quanto qua sotto nei commenti e vi lascio subito al video. E prima di tutto io inizierò idratando la mia pelle. Questo è il Flawless Skin della Lumines. Fa un effetto tipo idratante, ma allo stesso tempo leviga la pelle. Dà un effetto che fa durare di più il make-up. Non è un primer, però fa un effetto simile al primer. Dopodiché utilizzerò il Face Skin Glow di Kiko. Se avete anche questo Stroke Queen MAC è più o meno la stessa tipologia di prodotto. E io applico nella zona esterna del mio viso, che è dove non tende a lucidare, visto che è un prodotto che va a donare luminosità alla pelle. E come fondotinta io ho scelto l'HD Liquid Coverage di Catrice. È un fondotinta ad effetto seconda pelle, è molto molto fluido. A me non piace molto questo texture, però devo dire che è molto confortevole ed è anche abbastanza coprente per essere così liquido. A me piace prima applicare con la mano, come avete visto, e poi sfumare con la Beauty Blender, perché così la Beauty Blender non assorbe troppo il prodotto. Adesso io vengo con il Face Duo di NYX, ma io uso questa tonalità più scura più che altro per dare un effetto abbronzato alla pelle, perché come vedrete questa colorazione è abbastanza aranciata, però per dare un effetto abbronzatura mi piace molto. E con la Beauty Blender si sfuma abbastanza facilmente. Per rimanere in tema di leggerezza, ho utilizzato l'Instant Anti-Age Concealer di Maybelline per correggere le mie occhiaie. Questa è una colorazione perfetta per me, perché riesce sia a fare color correct, ma anche a illuminare il centro del mio viso. Questo è un correttore abbastanza coprente, ma si riesce a intensificare ancora di più la coprenza quando si lascia riposare un po' sopra l'occhiaia. Quindi lo applico e lo lascio un po' lì per fare in modo che il prodotto si spessisca e aderisca meglio alla pelle. Per quanto riguarda il fissaggio del correttore e del fondotinta in generale, mi piace applicare una cipria illuminante soltanto dove ho fatto l'illuminazione, quindi nel centro del viso e sotto sulla zona dell'occhiaia. Anche dove si crea questa linea d'espressione che scende dal naso, mi piace dare un'attenzione in più, visto che lì si crea sempre dei depositi, degli accumuli di trucco.
Invece, per fare il contouring sul viso, io ho scelto la colorazione Barrama Mama, che è una polvere di tonalità un po' più fredda, perfetta per fare il contouring. E approfitto anche per fare il contouring sul mio naso, che con questa colorazione rimane molto molto naturale. E come vedete, io lo applico prima con un pennello più sottile, tipo a lingua di gatto, per dare definizione al naso, e dopodiché sfumo con uno più grosso. Per le mie brows io ho scelto la matita di Nabla, la Brown Divine, nella colorazione Jupiter. Io adoro questa matita perché dura tutto il giorno o tutta la sera, dipende da quando la dovete utilizzare, però dura, si fissa e ha una colorazione molto molto naturale. Per fissare i peletti delle sopracciglia utilizzo il Make Me Brown di Essence, un prodotto low cost però super super valido se avete i peli delle sopracciglia che non si fissano. Ecco, questo prodotto li fissa. A volte è anche un po' difficile da trovare, però ne vale la pena. Per unificare tutti questi strati di make-up utilizzerò la Pro Base di Makeup Revolution, che è uno spray idratante. Invece, se volete più fissazione, vi consiglio di utilizzare il Mist Fix di Makeup Forever, che questo fissa davvero. E la palette che ho scelto per questo look è la Perfect Fugue di NYX. Io inizio utilizzando questo colore più chiaro sotto il mio arco sopraccigliare con un pennello a lingua di gatto, ma dopodiché ho visto che era un po' troppo bianca e ho messo sopra una tonalità un po' più luminosa per smozzare questo bianco. Ho preso il Bahama Mama e ho applicato nella mia crease per dare un po' più di profondità e naturalità al mio look, e vengo con questo color rossiccio opaco per applicare su tutta la mia palpebra mobile, salendo un pochino per lasciare intravedere questa sfumatura, e lo riapplico più volte per dare più intensità. Nella mia palpebra utilizzo questo colore luminoso, che è lo stesso che ho applicato come secondo colore sotto il mio arco sopraccigliare. Adesso torno con il primo colore, però con un pennello appena, per intensificare e concentrare il colore nella zona esterna dell'occhio. Faccio questo movimento a zigzag con la mano, però molto molto leggera, concentrandomi più che altro nella zona esterna dell'occhio. La stessa colorazione la applico anche sulla mia palpebra inferiore, e con lo stesso pennello va benissimo, che è questo pennello più a punta, che in questo modo la sfumatura non si apre troppo. Come eyeliner ho utilizzato il Definition di Kiko, però vi devo dire che è un eyeliner difficile da applicare, si macchia, incolla la palpebra, è un incubo. Per le ciglia ho utilizzato Lashes of the Day, che è uno dei miei mascara preferiti. Dona tanto volume, facile da applicare, un pennellino che non sporca la palpebra. E per questo look ho scelto il blush coralista di Benefit, che è appunto questo corallo però un po' più luminoso. Sulla mia carnagione si vede poco, è abbastanza discreto, però mi piace. E per illuminare invece ho scelto la colorazione Precious Petals di Wet n Wild. È un altro prodottino low cost, però che ne vale la pena. E come io ho il viso piccolo, quando voglio essere più precisa utilizzo questo pennellino più piccolo da sfumatura, che utilizzo anche per gli occhi. E i punti che mi piacciono illuminare sono sopra gli zigomi e la punta del naso. Qui ero un po' indecisa tra questi due colori, infatti tutti e due sono di Maybelline, questa colorazione, però sono linee diverse. Questo nude, che infatti è quello che ho scelto, è tipo un gloss però molto molto coprente. Invece il rosso è più un rossetto liquido, però che non si fissa. Ma visto che ho puntato questo make-up per un make-up giorno, ho scelto questa colorazione nude, che rimane appunto più sobria. Ebbene guys, questo è il look finale. Io spero molto che vi sia piaciuto. Nell'info box ho lasciato alcuni link e informazioni su alcuni di questi prodotti. Lasciatemi nei commenti cosa volete vedere nel prossimo video, e noi ci vediamo presto. Ciao!